Un amore di plastica. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Una mia concittadina, Carmen Cozzoli, cantava Un amore di plastica e a me è venuto in mente di fare una rosa di plastica per dichiarare il nostro amore alla mamma. Sì, oggi infatti parliamo di riciclaggio e costruiremo una bellissima rosa con le bottiglie. Oggi vi farò vedere come fare una bellissima rosa di plastica riciclata, ma Arte per te ha sempre quel quid in più. Non la lasceremo così, faremo un bellissimo cofanetto. Io creerò un portasapone, un portasaponette. Sapete quando uno compra le saponette magari non ha mai dove metterle, perché molto spesso queste saponette vengono vendute così spurie e ne abbiamo 5-6. Bene, diventerà uno stupendo portasaponette che potrete regalare proprio con la saponetta stessa alla mamma. Potete metterla dentro riciclando bottiglie di plastica e la confezione di... Non ve lo dico, venite con me sul piano da lavoro e andiamo a riciclare tanta plastica per la nostra mamma. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra stupenda rosa di plastica riciclata con cui potremo riciclare anche una scatolina. Allora, innanzitutto per fare la rosa di plastica ci occorre una bottiglia di plastica. Io ho acquistato direttamente una bottiglia in plastica rossa, è quella della Brio Blu Rocchetta, però potrete colorare la plastica con dei semplici smalti, anche gli smalti per unghie, quindi potrete acquistare anche bottiglie bianche e dipingerle successivamente. E poi una bottiglia in plastica verde, la famosissima Ferrarelle, Olete, tutte le bottiglie di plastica verde. Ci occorrerà anche una candelina di queste, una pistola a caldo e le ricariche di colla a caldo, un paio di forbici e delle scatoline da riciclare. Allora, io ho qui per esempio quella dei formaggini Bel Paese, famosissima tonda, per fare una scatolina piccolina in plexiglass, oppure io avevo in mente di creare un bel portasapone. All'inizio volevo farlo con la scatolina della Philadelphia, solo che poi non ho avuto il tempo di cancellare tutte le scritte, quindi ho ripiegato su un cambio. In pratica sto usando la vaschettina dei bastoncini cotonati, dei Cotton Fioc, terminata. Tra l'altro è molto carina questa perché ha già in fondo praticati i fori per la reazione, in questo caso per lo sgocciolamento di eventuali residui di acqua saponata, quindi molto molto adatta alla funzione che andrà ad assolvere, che sarà quella appunto di essere una carinissima scatolina portasapone, che io lascerò in tutto e per tutto così e com'è, che decorerò solamente nella parte superiore appoggiandovi sopra la rosa che adesso faremo insieme. Come prima cosa rimuoviamo le etichette dalle bottiglie, quindi ritagliamo le bottiglie. Io userò soprattutto la parte più vicina al collo della bottiglia perché la parte è liscia, senza troppe pieghe. Da quella verde mi ricaverò lo stelo e le due foglie. Per avere la sagoma delle foglie ve la farò trovare sulla pagina Facebook di Arte per te, la rosa di plastica, di cui nel box informazioni qua sotto vi metto il link. Io invece la faccio a mano libera. Una foglia, eccola qui, e un'altra che può essere un po' più piccola, uguale, insomma come ci pare, e due foglie. Adesso prendo una bella striscia lunga, e voilà. Questa è la parte dello stelo e delle due foglie. Adesso mi ricavo invece i petali. Taglio la bottiglia prima in verticale e poi tutto attorno al collo, in modo da avere un foglio di plastica da cui poter estrapolare tutti i petali.
Ecco qui. Adesso taglio delle striscioline di plastica, da cui tiro fuori i vari petali a diverse grandezze. Innanzitutto ne faccio tre della stessa forma delle foglie, ma molto molto più piccoli. Anche dei petali della rosa troverete lo schema sulla pagina Facebook di Arte per Te nell'album foto La Rosa di Plastica. Allora, faccio questi tre a forma così, un po' oblunga. Poi ne faccio 5 di questa grandezza con questa forma più tondeggiante. Io sto andando a occhio, ovviamente, voi avrete lo schema. 2. E adesso vado a farle via via sempre più grandi. A questo punto abbiamo tutti i nostri pezzi, 15 petali, 3 più piccoli e le foglie e il gambo, diciamo così, lo stelo. Adesso accendiamo la nostra candelina. Per lavorare sia i petali che le foglie non occorre mettersi troppo vicino, anzi il lavoro da troppo vicino è controproducente. Dovete tenervi sempre a una distanza di circa 10 cm e fare lavorare la scia di calore della fiamma, non il calore diretto. Un po' come quando da bambini mettevamo, vedete che si piega? Come quando da bambini mettevamo la mano sopra la fiamma finché non ci cominciava a bruciare e vedere chi, per vedere chi resistesse di più. Ecco, la stessa cosa dovete fare con la plastica. Mettetela a una certa distanza e lei vedrete che col calore si comincerà ad inarcare tutta quanta. Proprio così. La cosa bella di questa tecnica è che la plastica è subito manipolabile, subito fresca al tatto, non rischierete di bruciarvi, a meno che non siete proprio distrattoni, cosa che dovete evitare. Meno parlerete, meno la fiamma si muoverà, più dritta sarà la sua scia di calore, più efficace e mirata sarà. Quindi adesso smetto di parlare e piego insieme a voi le nostre foglie e i nostri petali. Ed ecco qui le nostre foglioline belle e forgiate, sembrano quasi di vetro di Murano, viste distrattamente. Adesso cominciamo a modellare i petali. E 3. E adesso i petali un po' più grandi. Per questi dovete essere proprio veloci, appena si raggrinziscono leggermente toglieteli subito dalla scia di calore. Una volta finito di preparare tutti i pezzi, io ho preparato anche 3 petali in più grossi, perché dovendo adagiare questa rosa può darsi che mi servano per fare una caduta di petali leggermente più larga, ma ve lo dirò alla fine se ne serviranno più di 15. Ok, adesso passiamo al nostro stelo, che non è troppo lungo, come vedete, perché deve stare adagiato sulla scatolina, ma che prenderò dalle due estremità, adagerò e leggermente andrò a torcere su se stesso facendo questo movimento così a spirale, ad elica, ma lo farò sfruttando il calore della fiamma, guardate. Quando si riscalderà, vedete, mi verrà molto più semplice da girare. Ok, e rimarrà piegato.
Quando avrete un cordoncino più o meno come questo, fermatevi. Spegnete la candelina e siamo pronti per l'assemblaggio. Avverrà attraverso un incollaggio con la colla a caldo. Perché non lo faremo attraverso il fuoco con la fusione? Perché la plastica fonde troppo e di conseguenza se si bruciasse con il fuoco diventerebbe subito, brucierebbe, non avrebbe più un corpo e ci sarebbero grandi rischi di ustioni. Invece con la colla a caldo noi potremo innanzitutto controllare meglio la situazione e fare in modo che in qualche maniera le parti stiano insieme senza che si liquefacciano totalmente. Adesso, come vedete, ho inserito della colla a caldo all'interno del primo bocciolo e vi ho inserito al centro il secondo petalo. Quindi metto della colla a caldo fuori, così, e adagio sopra il terzo. Fate questo senza bruciarvi, state attenti a controllare sempre il calore. Questa è la cosa più importante di tutta l'operazione, perché non è pericolosa come cosa se non vi distraete. Bene. Una volta fatto il bocciolino interno, procediamo con l'assemblaggio dei 5 petali più piccolini. Quindi, colla. E poggiamo il primo, così. Facciamo asciugare leggermente, subito dopo colla, sia fuori che dentro al primo che abbiamo messo, e poggiamo il secondo. Diamo il tempo qualche istante per asciugare. Quindi mettiamo il terzo petalo, colla, sempre alla base, e a cucchiaio poggiamo al di sopra il terzo petalino. A questo punto lasciamo asciugare il tutto un attimo, quindi colla, quarto petalino, e qui colla. E quinto petalo, e adesso attendiamo che il tutto si asciughi. Basteranno pochi istanti. A questo punto continuiamo l'assemblaggio con i petali leggermente più grandi. E incollo. A giro, a metà di ogni petalo appiccicate l'altro. Ok, fatti tutti i giri, lasciate asciugare moderatamente finché non vi scottate, tenendola poggiata dalla parte della corolla verso il basso, quindi questo è il sederino della rosa, diciamo così. Quindi rigiriamola. Componiamola ben bene, perché ancora i petali si muovono, e soffiamo affinché la nostra rosa si asciughi in questa posizione. Okay. A questo punto attacchiamo lo stelo sul retro. Retro che poi andrà adagiato sulla scatolina. Quindi adagiamo la nostra rosa sulla scatolina dopo aver
scelto la posizione più adatta. Ancora non stiamo attaccando i nostri, le nostre foglioline. Io lo attaccherò qui così. Tac. Adesso e solo adesso andrò ad adagiare le nostre foglioline. Metterò un punto di colla a caldo sul retro della fogliolina e la appiccicherò sulla scatolina, così, tac. Dopodiché metterò un bel puntone di colla a caldo e vi appiccicherò lo stelo, così. Prenderò l'altra fogliolina, metterò la colla qui su foglia e stelo e andrò ad appiccicarla sopra. Voi naturalmente componetela secondo il vostro gusto e secondo le esigenze della scatolina che andrete ad utilizzare. Ogni scatolina richiederà un intervento differente. Ok, mettete tutte le foglioline che vorrete, disponetele nel modo in cui più vi piacciono, fate asciugare il tutto. E noi ci rivediamo dopo le foto. Io spesso compro i saponi e se lo comprate alla Rosa e lo mettete là dentro sarà perfetto da regalare a mamma. Vedrete che farete un egregio figurone. Bene, io spero che questo regalo vi sia piaciuto. È fattibilissimo, state attenti a non bruciarvi, mi raccomando, e fatemi sapere se alle mamme è piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su per Arte per Te, condividete il video e lasciate tanti 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 commenti. Io vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook, se vi va di chiacchierare, di cui vi lascio il link qua sotto, e vi aspetto anche su Instagram, accorrete numerosi! E allora, un grande bacio e tanti auguri a tutte le mamme di Arte per Te! Noi ci rivediamo al prossimo video, da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, ciao!